dopo tante volte che ve l'ho promessa, vi ho portato, vi sto portando più che altro un video sulla Yaris. Ormai non più la mia nuova auto, perché è in mio possesso già da quasi 5-6 mesi. E eccola qui. Ho aspettato a fare un video perché volevo realizzarlo, diciamo, con la massima qualità, riuscendo a capire un attimo bene come utilizzare GoPro, telefono, stabilizzatori nel migliore dei modi. Comunque questa è l'auto. Non sto qua a parlarvi di specifiche tecniche, caratteristiche e quant'altro, visto che online si trovano decine e decine di video, e anche molti di questi anche in italiano, riguardanti caratteristiche tecniche, specifiche, tutte quelle cose, diciamo, un po' da nerd e da studio a memoria. Io più che altro volevo parlarvi un po' della mia esperienza personale, in quanto prima di questa avevo una GT86, sempre Toyota, che era un 2000 boxer aspirato da 200 cavalli. Insomma, passare da un 2000 aspirato 200 cavalli a un 1006 turbo da 261 cavalli, trazione integrale tra l'altro, diciamo che è un bel passo, un bel cambiamento, diciamo che è un po' azzardato, ecco. Partiamo dalle origini con la GT86. Io mi trovavo molto bene, anche se molti la definivano chiodo, che non era potente, non aveva coppia. Io con quell'auto mi divertivo davvero molto. Era una trazione posteriore che si intraversava solo a guardarla, e davvero divertente. Insomma, anche solamente andare a fare la spesa con quell'auto diventava davvero un bel giro divertente. E fatto sta che ho avuto l'occasione di venderla ad un buon prezzo, superiore a quello di acquisto, e quindi da un po' guardavo dall'uscita, in realtà, questa Yaris, e mi sono appassionato sin da subito, diciamo. Quindi ho voluto provare l'ebbrezza di guidare una trazione integrale. Quest'auto sicuramente ne avete già sentito parlare, perché è stata definita un po' l'erede della Lancia Delta integrale, ecco. Non ho mai guidato una Lancia Delta integrale, però posso dirvi che come auto è davvero ben fatta, ben costruita, partendo appunto dal telaio, che secondo me è davvero numero uno. Parlando di qualità costruttiva, di potenza, di materiali, ma nel complesso di auto, passando da una GT86 a una Yaris GR, il salto di qualità, almeno nel mio caso, io l'ho visto, e come. Per quanto riguarda le performance, sicuramente stiamo parlando di due auto completamente diverse. Da una parte la GT86 era comunque un'auto molto divertente, con una seduta di guida molto bassa, praticamente attaccata al suolo. A guidare eri totalmente sdraiato, avevi le gambe che erano praticamente allungate, e diciamo che anche se non aveva quella potenza, quella forza, quella spinta, diciamo che tornavi a casa col sorriso. Questa, per fare una guida sporca con quest'auto, devi andare giù pesante con l'acceleratore. Non è un'auto che si acceleri in curva parte di posteriore o ti fa fare cose assurde. È impiantata a terra. La trazione, seppur puoi scegliere se avere più coppia davanti, più coppia dietro o un 50-50, diciamo che per andare a fare dei traversi o andare un po' così, un po' spericolato, devi togliere i controlli e schiacciare tanto, perché quest'auto, appunto, un pregio ma anche un difetto, possiamo chiamarlo così, ha la possibilità appunto di andare forte davvero e senza scomporsi. E niente, visto che non volevo parlarvi e rompervi le scatole con caratteristiche tecniche, appunto perché ce ne sono già sentite tante in giro, volevo appunto presentarvi un attimo la mia auto e parlarvi un attimo dei pregi e difetti che ho considerato io dopo 5-6 mesi di utilizzo. Allora, partiamo innanzitutto dai difetti, così prima diciamo le cose che non ci piacciono e poi passiamo alle cose positive. Tra i difetti partirei da il taglio che abbiamo qua sulla carrozzeria. Come potete vedere, qua la carrozzeria rientra, e quando le ruote sono orientate orizzontalmente, durante la marcia si alzano dei sassi. È molto facile rigare o comunque rovinare questa parte di carrozzeria qua. Quindi ho optato per montare questi paraspruzzi da rally, della Rally Flap. Magari lascio in descrizione i link acquisto, e preciso, non mi pagano, anche perché i due like che ricevo sono uno del mio migliore amico, uno della mia ragazza, quindi a proposito vi saluto.
anche sul posteriore ho optato per questi paraspruzzi perché sono l'unica soluzione, diciamo, oltre dal punto di vista estetico, che secondo me rendono l'auto davvero davvero bella, molto più larga sul posteriore, però fanno anche il loro lavoro. Poi passiamo agli interni. All'interno dell'auto la prima cosa che non mi piace, o comunque che mi dà un po' di problemi alla guida, è appunto la console centrale, che è molto vicino allo specchietto retrovisore. Infatti ostacola un po' la vista durante la marcia, o soprattutto quando bisogna fare curve a destra, che bisogna guardare questa zona qua del cruscotto. Non so, è un po' scomoda, soprattutto se si è alti, come potete vedere, rimane davvero poco spazio di visibilità. Però comunque si può correggere questo difetto acquistando delle sorte di distanziali che avvicinano lo specchietto retrovisore un po' in avanti, quindi liberano un po' di spazio qua. Poi per il resto gli interni comunque sono ben fatti, anche la qualità dei materiali, io l'ho notata, sembra molto, molto più elevata a confronto ad esempio alla GT86 che avevo prima. Se non vi faccio vedere i sedili, perché ho dei copri sedili perché non voglio rovinare quelli originali, però come potete vedere Alcantara in questa zona qua è ben fatta. Un altro difetto che vi farò vedere adesso accendendo l'auto, come potete vedere, ogni volta che si accende l'auto bisogna ripetere questa operazione, ovvero andare a disattivare i controlli di assistenza alla guida, come la tenuta della carreggiata. Bisogna tenere premuto questo pulsante, come potete vedere da qua è andata via la scritta. Poi dipende un po' dal vostro tipo di guida. Io di solito vado subito a disattivare lo start and stop automatico e vado ad attivare l'IMT, che è la doppietta elettronica. Doppietta elettronica molto comoda, dopo vedrete nelle altre riprese. Basta, io in realtà di difetti mi fermerei qui. Forse potremmo aggiungerne un altro che si può sistemare, e già sappiamo tutti come, che è lo scarico, che per un'auto da 261 cavalli turbo da 46.000 euro di listino mi aspetterei un sound un po' più buono, ma qua non si sente niente. Ok, mettiamoci alla guida, così almeno vi parlo dei pregi mentre guido. Magari adesso andiamo in direzione zona industriale, in modo tale da poter farvi vedere un attimo anche due accelerate, così ci mettiamo in una zona abbastanza tranquilla, senza macchine che vanno e che vengono. Comunque quest'auto, la prima cosa che salta all'occhio, almeno secondo la mia esperienza di guida, una cosa che può piacere o non piacere, dipende un po' dal soggetto, è la posizione di guida. La posizione di guida è abbastanza alta e l'escursione del sedile in altezza è anche limitata, quindi diciamo che se sei alto come me, io sono alto 1,80 esatti, diciamo che se fossi più basso di 4-5 cm sicuramente mi troverei molto più a mio agio. Però comunque non sono questi difetti che ti fanno amare o odiare una macchina. Secondo me infatti uno dei motivi per cui uno compra quest'auto non è tanto per la sua forma o la seduta di guida appunto un po' troppo alta, ma è per il motore che ha sotto e per la trazione che abbiamo. Infatti abbiamo un 1.6 3 cilindri, 261 cavalli dichiarati da casa madre, alla quale abbiamo abbinato una trazione integrale, della quale possiamo scegliere anche dove ripartire più coppia, o più in avanti o più dietro, o un 50-50. Secondo me questa è un'ottima scelta. Per quanto riguarda consumi, sinceramente non l'ho ancora calcolato, quindi se volete un video a riguardo, magari provo a fare un pieno e provo a fare due calcoli, vedere un attimo quanto consuma in autostrada, quanto consuma nelle strade di paese come questa, e poi vi riporto i dati che sono riuscito a raccogliere, diciamo.
Per quanto riguarda invece, visto che molte volte quando parlo anche con i miei amici o comunque le persone che conosco, per quanto riguarda bollo più super bollo, diciamo che dipende un po' dalle varie regioni, però siamo all'incirca intorno ai 650 euro di bollo, più altrettanti 150, vi sto facendo una media. Io abito in Lombardia, quindi questo più o meno è quello che vado a spendere io, più o meno. Poi dipende, se riuscite a fare tramite la regione Lombardia la domiciliazione bancaria del pagamento del bollo, riuscite a risparmiare anche quel 15% che non si butta mai via. Una cosa che ho notato sin da subito su quest'auto è appunto la tenuta di strada, che è assurda. Un'auto, una tenuta del genere, appunto, boh, secondo me non se ne trovano tante. E l'accelerazione, come potete vedere, prende subito giri e riusciamo a divertirci anche in spazi stretti, diciamo, in strade non troppo lunghe, riusciamo comunque a divertirci. Adesso io lo sto usando in modalità normale, dopo magari vi faccio vedere anche il selettore delle varie modalità, che è quella che uso, diciamo, il 90% delle volte quando vado su strada normalmente, senza dover fare grandi cose. Poi c'è la modalità sport e la modalità track. Adesso stiamo andando verso una zona industriale, in modo tale da farvi vedere due accelerate. Vedere e sentire, perché questa auto, seppur ha uno scarico molto silenzioso da originale, all'interno, tramite un sistema di casse che per i puristi può essere un colpo al cuore, però diciamo che per noi che la stiamo tenendo per ora originale, ci può dare delle soddisfazioni, anche se abbiamo uno scarico silenzioso, comunque il coinvolgimento interno non è per niente male. Ecco, siamo arrivati in zona industriale, adesso vi farò vedere magari una piccola partenza in modalità track, con appunto i controlli inseriti, senza strafare. Scendiamo questo dosso, ok. Come potete vedere, la potenza non manca. Sicuramente si possono fare delle migliorie a quest'auto. Ho visto ragazzi che l'hanno portata a cavallerie inimmaginabili. Secondo me, già da stock con 261 cavalli, è un'auto che ti fa divertire. Anche la tenuta di strada è qualcosa di assurdo. Assicurato, diciamo. E niente, questo è tutto. Il video un po' breve, un po' diciamo per imparare a editare, visto che sono i miei primi video realizzati un po' più complessi. Vi ringrazio per aver visto il video e vi ricordo che in garage abbiamo anche una Supra GR, un 3000 manuale da 340 cavalli, quindi anche con quello potremmo fare qualche video interessante. Quindi nel caso vi può interessare o volete un video più specifico su quest'auto, commentate pure, fatemi sapere quello che volete vedere, io vi accontenterò.